a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto sul canale un prodotto che interesserà a tanti, perché comunque tanti di voi hanno acquistato il Mavic Mini e per portare in giro il piccolo Mavic Mini in sicurezza e in comodità bisogna avere un accessorio che secondo me non è indispensabile ma diventa molto utile, soprattutto perché è fatto veramente molto molto bene e poi nasce apposta per il nostro piccolo Mavic Mini. Il prodotto di cui vi sto parlando ragazzi, come avrete intuito, è la piccola borsa DJI per il Mavic Mini. È una borsina fatta davvero bene, curata nei minimi dettagli, è piccolissima ma riesce veramente a contenere di tutto e di più, perché ovviamente fare una borsa grande non avrebbe senso, perché allora si perde il discorso della super portabilità del Mavic Mini a livello di ingombro. Una borsina che ha le dimensioni veramente compattissime ma che è in grado di contenere di più di quello che serve per andare a far volare il nostro Mavic Mini. Quindi adesso diamogli un'occhiata da vicino, perché ragazzi come vi ho detto all'inizio non è indispensabile ma secondo me è davvero utile per chi possiede come noi un Mavic Mini. Allora, il prodotto è un prodotto DJI, quindi è inutile stare a discutere sulla qualità perché veramente è top, sebbene solo una borsa da trasporto, ma è fatta veramente bene, soprattutto per quanto riguarda i materiali veramente spettacolari. Questo materiale che una plastica pelle, non so come definirlo, un materiale stranissimo ma che veramente al tatto dà un senso di qualità esagerata. Qua abbiamo la sacca dove va dentro il Mavic Mini, fatta di questa gomma un po' fumé, e qua abbiamo questo aggancio che anche l'aggancio nella sua stupidità è fatto di un materiale rivestito di una specie di gommina, quindi al tatto è spettacolare, non è il classico gancia sgancia degli zaini di plastica fredda, ma è fatto di questo materiale che sembra come rivestito di gommina, quindi veramente curato in ogni dettaglio. Ovviamente anche le cerniere con il logo DJI. E adesso andiamo a guardare cosa è in grado di contenere questa piccola borsina. Allora, al suo interno abbiamo lo spazio per andare a mettere il caricatore multiplo delle batterie, che sta dentro in piedi, vedete perfettamente, perché ovviamente è studiata proprio per le misure di ogni componente del Mavic Mini, e poi vedremo che ci sta anche qualcosina d'altro. Qua dietro possiamo mettere, non so, schede di memoria, cavetti, abbiamo due sacchettine in grado di contenere quello che vogliamo, quindi cavetti, schede di memoria, come vi stavo dicendo. Poi il controller che ci sta tranquillamente in piedi sopra, quindi super comodo da prendere, quando noi andremo a chiudere la nostra borsina abbiamo il controller qua, che basterà andare ad aprire e tac, il controller è pronto per essere usato. Riponiamo via il controller un attimo. Poi qua dietro abbiamo un altro scomparto dove possiamo metterci quello che vogliamo. Qua ovviamente è lo spazio per il Mavic Mini, in un attimo lo si infila e il Mavic Mini è già pronto per essere trasportato. Chiudiamo e via. E questa è l'altra parte che secondo me è molto interessante, perché comunque la borsina è veramente compatta, ma anche uno scomparto in più. Questo scomparto ovviamente dalla forma già avete intuito che possiamo metterci l'Osmo Pocket. La custodia dell'Osmo Pocket è vuota, perché l'Osmo Pocket in questo momento sta riprendendo quello che vedete, quindi vado a mettere la custodia all'interno, ecco, e vedete come sta dentro perfettamente. Secondo me all'interno di questo scomparto si può mettere l'Osmo anche senza custodia. Allo stesso tempo, se io adesso vado a far uscire la custodia, posso anche andare a farci stare una Osmo Action o una GoPro, cioè lo spazio, l'ingombro è lo stesso, quindi vedete che ci sta anche questa. Quindi DJI ragazzi ha fatto una borsina veramente compatta, appunto perché il drone che andiamo a trasportare è compatto, quindi non avrebbe avuto senso farla più grande, ma ci ha aggiunto anche lo spazio per avere la possibilità di avere con noi un action cam e o un Osmo Pocket, quindi la possibilità nelle nostre uscite, nelle nostre gite domenicali di avere sia le riprese in cielo fatte veramente in maniera spettacolare con il nostro Mavic Mini, in due secondi il drone è in volo, avete visto, e soprattutto possiamo fare anche le nostre riprese a terra con l'Osmo Pocket o l'Osmo Action se ce l'abbiamo, o una GoPro. Quindi è veramente spettacolare questo mini zaino. Infatti guardate, in un attimo il drone è pronto a decollare, e anche il radiocomando in un attimo è pronto. Mettiamo gli stick e
in un attimo siamo pronti veramente a decollare. Quindi ragazzi, una volta che il piccolo Mavic Mini sarà riposto nel suo alloggio, potremo trasportarlo in sicurezza. Basterà metterci al collo la nostra mini borsa del Mavic Mini e op, siamo pronti per andarcene in giro. Praticamente è come avere una borsina di una piccola macchina fotografica, però qua abbiamo un Osmo Pocket, un Osmo Action, una GoPro e in più addirittura un piccolo drone che riprende in qualità spettacolare. Quindi veramente ragazzi, non è un prodotto indispensabile, ve l'ho detto dall'inizio, ma sicuramente è un prodotto utilissimo, perché comunque racchiude quello che è la filosofia di DJI per quanto riguarda il Mavic Mini: compattezza e praticità, perché è veramente poco spazio, e soprattutto praticità, perché in un attimo il drone, che diciamo viene quasi ritenuto un selfie drone, anche se non è un selfie drone secondo me, però le dimensioni e le caratteristiche lo fanno diventare simile a un selfie drone, quindi un selfie drone deve essere pratico e subito pronto all'utilizzo. E diciamo che questa borsina agevola molto il trasporto e soprattutto l'utilizzo veloce e pratico in qualsiasi situazione, quando andremo a volare, soprattutto nelle nostre gite domenicali o nelle nostre gite fuori porta. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale questa fantastica mini borsa della DJI per trasportare in sicurezza e in praticità il piccolo Mavic Mini vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial. Ciao!